Sancho Cavallerato, Nicola Scalabroni.
Amici sportivi ed appassionati di basket, buonasera da Francesco Vallesi. Siete collegati in diretta dal Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio la prima giornata dei play-in silver. Attila Basket contro Esperia Cagliari sarà la prima di 8 finali da affrontare con il coltello tra i denti, perché al termine di questa fase solo le prime due potranno accedere ai play-off insieme alle prime 6 del girone gold. Ma di questa formula così astrusa e complicata avremo poi modo di riparlarne diffusamente nel corso della nostra telecronaca. Consentitemi un caro saluto a tutti i cagliaritani che sono collegati con il nostro canale YouTube, ovvero IG Sport 47, la TV del basket dell'Attila. Esperia Cagliari che riparte da soli 2 punti in virtù dell'unica vittoria ottenuta contro le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto del proprio girone, mentre l'Attila al contrario riparte con un tesoretto di 8 punti in compagnia di Amatori Pescara, Carver, Roma e Viterbo. Ad arbitrare questa partita sono stati chiamati i signori Federico Di Santo di Chieti e Alessandra Ricci di Pedaso. Come al solito le riprese curate dal nostro Alessandro Vallese, che poi curerà anche gli highlights e le interviste post gara. Troverete tutto come sempre nella pagina Facebook dell'Attila Junior Basket. È tutto pronto qui al Palamedi, vediamo le due squadre che sono schierate sul parquet. L'arbitro Di Santo che alza il pallone, il primo possesso è per Cagliari con la maglia nera con bordi rossi, mentre ovviamente nella consueta casacca chiara con strisce arancio-blu l'Attila Basket. Vediamo questo primo pallone in possesso della formazione sarda con Alessandro Potì, Tiam, poi c'è il taglio in backdoor di Locci che va a sbagliare da sotto, poi lo stesso Locci, bravo a recuperare, Sanna, il ribaltamento per Potì, il mancino da tre va a sbagliare, il rimbalzo è di Montanari che è di gran carriera sopra la linea di metà campo. Gulini ora attacca il ferro, poi va a perdere il pallone, recupera subito Locci, pallone per Potì, vediamo i quintetti. Coach Federico Sanna, il coach del Esperia Cagliari, ha schierato come starting five appunto Potì, Sanna, Tiam, Kucan e Locci, mentre risponde coach Nicola Scalabroni con Peppo Gamazio in possesso di palla in questo momento. Il duello tutto contro Tiam, eccolo ancora Gamazio che va a realizzare i primi 2 punti del capitano Peppo Gamazio insieme a Redolf, a Gulini, a Mario Mancini e a Luca Montanari, completano lo starting five arancio-blu. Vediamo ora, entriamo subito ancora in telecronaca diretta con Kucan che è il pericolo pubblico numero uno, perché il giocatore croato, nativo di Fiume, viaggia, è stato il terzo miglior realizzatore del proprio girone. Quindi c'è da tenerlo assolutamente d'occhio, con quasi 18 punti di media partita, così come il nostro Peppo Gamazio che ha viaggiato con 17 punti e 11 rimbalzi, quindi per lui quasi sempre doppia doppia. Quindi questo sarà un bel duello quest'oggi da gustarsi qui al Palamedi di Porto Recanati. Ora il punteggio è sempre di 2-0 per la formazione appunto locale, grazie al canestro per un unico realizzato da capitano Peppo Gamazio. Ecco Kucan, vediamo proprio su di lui Peppo Gamazio, Tiam, marcatura complicata questa per Redolf, Tiam un lungo che è subentrato a stagione in corso a Cagliari, Tiam aveva iniziato questa stagione a Roseto e poi ha preso il posto di Spizzichini, che ha rescisso il contratto appunto a fine ottobre. Ma Tiam è un giocatore che è sicuramente molto esperto e fa della sua grande fisicità e soprattutto d'utilità le proprie armi. Montanari intanto, vediamo il palleggio del giocatore nativo di Bologna, ancora fuori per Mancini, vedete com'è aggressiva la difesa di Cagliari e Mancini va però imperterrito a realizzare un bel canestro dalla media, quindi punteggio di 4-0 per l'Attila. Chiama lo schema pollice Ludovico Sanna e Cagliari che deve fare a meno anche del proprio capitano Fabio Villani, si sono presentati in 9 in cagliaritani, anche perché ci sono dei giocatori appunto del settore giovanile che sono impegnati
appunto nei rispettivi campionati. Questo è quello che ci ha detto prima della partita il coach Federico Manca, che salutiamo calorosamente. Ci ha anche inviato un bel messaggio nel corso della settimana, proprio mi ha dato tante notizie su questa giovane società che assomiglia molto anche all'Attila Basket. Poi ve lo diremo nel corso della nostra telecronaca, perché anche Cagliari ha all'attivo due promozioni come l'Attila negli ultimi due anni. Intanto di gran carriera ancora l'Esperia, che va a tirare con Sanna, pallone in out, entra ed esce dal ferro, quindi sfortunata questa conclusione del giocatore cagliaritano. Chiudiamo sempre il punteggio di 4-0 con Gianmarco Gulini, pallone per Redolf, ancora Redolf, attacca il pitturato, poi fuori per Mancini che va al tiro da tre, il pallone picchia sul ferro e il rimbalzo è di Iba Tiam. Sanna, pallone per Potic sulla linea di fondo campo, ancora va però a commettere azione di sfondamento. Alessandro Potic non è assolutamente d'accordo con questa decisione arbitrale. Ripeto, gli arbitri che sono i signori Federico Di Santo di Chieti e Alessandra Ricci di Pedaso. Anche si sta riempendo qui il Palamedi per questa prima giornata del campionato, ripeto, di play-in silver. Affronteranno squadre che non si sono mai affrontate nel corso della regular season, perché ripeto, questo sono squadre che si sono classificate dal quinto all'ottavo posto nei rispettivi gironi, e quindi insieme a Cagliari ci saranno poi le altre avversarie come Fiorentino, come Viterbo e come appunto Carver Roma, mentre ovviamente il discorso opposto per l'Esperia Cagliari, che dovrà affrontare Pisaurum, Teramo e Amatori Pescara, squadre che ha affrontato nel corso della regular season l'Attila Basket, e appunto grazie a questi scontri diretti che si è la formazione di Nicola Scalabroni si è portata in dote appunto 8 punti. E invece per questa formula così, come vi dicevo in apertura di telecronaca, astrusa e complicata, che è stata un po' una beffa per Cagliari, perché pensate, la formazione appunto di Federico Manca ha battuto squadre che sono nel raggruppamento Gold in campionato, come per esempio il Fiumicino e anche appunto altre formazioni, e sono portati soltanto 2 punti in dote per l'unica vittoria appunto di Cagliari ottenuta contro Fiorentino, ma sono state sconfitte sia in casa che fuori, sia con la Carver Cagliari, con la Carver Roma appunto, che con Viterbo. Alcune partite poi abbastanza sfortunate per Cagliari, perse proprio all'ultimo. Intanto ancora va a sbagliare l'Attila in attacco, un punteggio che rimane sempre sul 4-0. Vediamo ancora Cagliari alla ricerca dei suoi primi 2 punti. Vediamo la difesa dell'Attila, sempre ci sembra individuale. Poi ancora l'attacco della formazione cagliaritana, che finalmente va a realizzare con Alessandro Poti, il mancino classe 91, nativo di Galatina, quindi uno dei 3 giocatori che non sono sardi. Ovviamente il Cagliari fa appunto del blocco sardo la propria forza. Quest'anno appunto si sono aggiunti giocatori di primo piano, uno su tutti Ivan Kucan, questo classe 96 croato, vi dicevo appunto, che viaggia con quasi 18 punti di media partita, coadiuvato da Alessandro Poti, ce lo ricordiamo molto bene perché Poti ha militato per tanti anni anche in campionati di Serie B nazionali come Salerno, Pozzuoli, Pavia, anche qua nelle Marche, una stagione ad Ancona al campetto, stagione 2020-2021. E poi appunto l'arrivo di Iba Tiam, classe 98, lui è origini senegalesi ma di formazione italiana, per aver militato 4 stagioni appunto nelle giovanili italiane. Intanto Gamazo è andato a fare un percorso netto dalla linea della carità, quindi 4 punti per lui e il punteggio che rimane di 6-3 per l'Attila. E intanto ancora un fallo in attacco per Poti. Attenzione, è il secondo fallo per Alessandro Poti, quindi questa è una tegola che non ci voleva per Cagliari. Ora c'è il coach Federico Manca che invita alla calma i propri giocatori. Secondo fallo per Alessandro Poti, che
Costa ha ripreso la sua posizione in difesa, mentre vediamo questa rimessa per l'Attila con Redolf. Mentre c'è Sanna che si è appiccicato a Luca Montanari, mentre Locci è sulla pista di Matteo Redolf. Eccolo qua il duello. Poi tenta l'anticipo Sanna su Gulini, non c'è riuscito per un soffio. Ancora Gianmarco Gulini, anche lui giocatore poliedrico, vedete, fa del primo passo la sua arma vincente, una delle sue armi vincenti ovviamente. Gianmarco Gulini che è stato autore di una grandissima regular season con la maglia appunto dell'Attila, giocatore che ha viaggiato con una media di 13.5 punti a partita, giocatore proviene da Fabriano, lui nativo di Urbino, seguito sempre dalla propria famiglia, da papà Andrea, che mandiamo veramente un grande saluto, una bella famiglia quella di Andrea Gulini, che ha tanti tifosi al suo seguito, un giocatore che sicuramente ne sentiremo parlare di lui nel corso dei prossimi anni e ovviamente spariamo nei piani superiori. Intanto Mario Mancini dalla lunetta va a realizzare ancora, quindi punteggio di 8-3 Attila. Siamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco di questo scoppiettante primo quarto. Gioco per Alessandro Potì che scivola però sul parquet del Palamedi, poi lo stesso Potì molto bravo ad effettuare questo passaggio verso il proprio compagno, poi ancora Kucan, vediamo Kucan e va però a commettere fallo Luca Montanari, un giocatore tra i più esperti, ripeto per gli amici di Cagliari che non sono a conoscenza che l'Attila Basket purtroppo ha dovuto fare a meno per quasi tutto il campionato, due infortuni pesantissimi, due giocatori che tipo Micky Caverni e Nick Rinaldi che si sono sottoposti appunto ad intervento chirurgico, addirittura Caverni dopo sole quattro giornate di campionato per appunto un grosso problema al ginocchio, mentre per Rinaldi c'è stato proprio l'infortunio al tendine d'Achille e quindi stagione finita sicuramente per Rinaldi. Forse c'è qualche flebile speranza per Micky Caverni magari di riaverlo proprio al termine del campionato, ma speriamo ovviamente per entrambi i giocatori assolutamente che possano recuperare il prima possibile. E proprio per tamponare queste due grosse defezioni l'Attila è dovuta ricorrere al mercato, è arrivato prima Luca Montanari che ha esordito in casa qui contro il Pisauro e poi Giorgio Trentini, due giocatori di grande esperienza. Intanto è andato a realizzare Tiam, sicuramente due giocatori che poi si sono dimostrati anche due belle persone, perché qui all'Attila Basket si scelgono prima le persone e poi i giocatori, così vale ovviamente anche per tutto lo staff dirigenziale. Intanto c'è Gamazzo che è andato a subire un colpo al ginocchio involontario da parte di Tiam, c'è il cambio per l'Attila e a proposito di giocatori atletici ne entra un altro con il numero 63, vale a dire Annibaldi, giocatore veramente che fa appunto dell'atletismo la sua arma migliore, Edoardo Annibaldi, classe 2003, anche lui uno dei prospetti più interessanti per gli arancioblu. Quindi quintetto formato quindi, oltre ad Annibaldi, da Mario Mancini a Luca Montanari a Peppo Gamazzo e a Gianmarco Gulini. 8-5 intanto il punteggio, Cagliari che era partito male ora pian pianino ha preso le misure, ripeto queste sono due squadre che non si sono mai affrontate nel corso della regular season proprio perché come vi dicevo prima appartenevano a gironi diversi, al girone E, quindi con formazioni marchigiani abruzzesi l'Attila, al girone F invece appunto l'Esperia Cagliari. Alessandro Potì, ancora il palleggio del Mancino di Galatina, pallone per Tiam, vediamo manovra per linee esterne, Cagliari, Kucan che non riesce, intanto gli è andato a sporcare la linea di tiro Gulini, poi invece forza il tiro Locci, va a recuperare questo rimbalzo Gamazzo che non si capisce con Luca Montanari, quindi pallone perso abbastanza ingenuamente dall'Attila. Pensieroso Nicola Scalabroni davanti alla propria panchina, mentre coach Federico Manca che sta gridando a gran voce appunto lo schema ai suoi giocatori, lo ha fatto direi molto bene perché Locci è andato a realizzare un comodo canestro
una disattenzione difensiva, questa dell'Attila Basket, che non deve ovviamente concedere questi regali. Intanto si è piazzata zona 2-3, ci sembra Cagliari. Vediamo meglio nell'approssimazione. È andato a sbagliare intanto l'Attila in attacco. Sanna, pallone per Tiam, ecco Poti, ancora assoluto il blocco di Tiam. Vediamo Alessandro Poti, il palleggio del Mancino, poi vuole proprio il gioco sotto con Tiam, che attenzione, perché se Iba Tiam riesce a prendere quella posizione, poi è difficile fermarlo in posizione appunto di post. C'è un time out per l'Attila Basket sul punteggio di 8 Attila 7 Cagliari. Eccoci qua amici, siete nuovamente collegati con il Palamedi di Porto Recanati per questa prima giornata della fase, diciamo, dei play-in. Silver in lunetta, Iba Tiam per Cagliari, vediamo che può impattare. Ed è il pallone che lo beffa, però ha una seconda possibilità Iba Tiam. Questa volta va a realizzare, quindi il punteggio è in perfetta parità. Vedete come Cagliari aggredisce a tutto campo, proprio nel tentativo di non far ragionare l'Attila. Fino a questo momento direi che ci sta riuscendo piuttosto bene. Mancini, pallone per Montanari, ora l'Attila deve tessere le sue trame, lo ha fatto in maniera egregia in questo frangente con questo canestro dall'angolo di Luca Montanari. Scuola Fortitudo Bologna, veramente un valore aggiunto per l'Attila. 11-8, ancora Kucan che vuole liberarsi nel tiro, ma va a prendersi un rimbalzone Gianmarco Gulini, che ha messo il turbo nelle caviglie per prendersi questo rimbalzo. Ci riprova Montanari, ancora la tripla di Luca Montanari, 2 su 2, due triple incendiarie per Montanari che danno più 6 il vantaggio dell'Attila. Ancora vediamo questa circolazione di palla di Cagliari, a segno ancora con una tripla Daniele Locci, entrato intanto anche Luigi Capriolo con la maglia numero 5. Vediamo ora zona 2-3 anche quella di Cagliari. Mancini sotto per Gamazo, anticipato dalla difesa cagliaritana, che va con Locci, ancora di gran carriera, pallone per Capriolo va un varco, ha trovato un grandissimo varco, è andato a realizzare un bel canestro Capriolo. Intanto Gamazo dà un urlaccio ai propri compagni. 14 Attila, 12 Cagliari. Un primo e 30 secondi ancora da giocare in questo primo quarto. Montanari, pallone per Annibaldi, Mancini raddoppiato su di lui, vedete non riesce a penetrare Mancini, poi vediamo Gamazo che si libera dalla marcatura di Tiam. Pepo Gamazo è andato a realizzare da sotto nel suo classico canestro ad una mano. Capriolo, pallone per Poti, ecco Locci, ancora Capriolo che ha preso il posto di Ludovico Sanna, ancora Capriolo fuori per Tiam che ci prova dalla media, e Tiam che ha comunque nelle sue corde anche questo tiro, questa volta lo sbaglia. Gulini intanto subito si replica dall'altra parte, libero Annibaldi, poi Gulini invece opta per Mancini, eccolo il passaggio per Annibaldi. Montanari ancora da tre, ancora segno,
Luca Montanari, 3 su 3 dalla linea del 6,75. È on fire Luca Montanari. E ovviamente Lattila fa benissimo a sfruttare appunto in questo momento di transagonistica per Luca Montanari. Intanto ancora Kucher, vedete, proprio non riesce ora a tirare libero Kucher, che in questo momento va a sbagliare un tiro da 3 punti. Poi ancora vedete la leadership, la personalità di questo giocatore, vale a dire inquadrato col numero 32 Luca Montanari, che fa trascorrere il cronometro. Infatti mancano soltanto 10 secondi, c'è una discrepanza di 2 secondi tra cronometro e tabellone principale. Gulini, intanto Gulini attacca il pitturato, poi va ad bel passo d'incrocio Gianmarco Gulini, che per un soffio non trova il canestro. Suona la sirena qui del, sancisce il termine del primo quarto con un fiammante guizzo dell'Attila Basket, tutto marcato Luca Montanari, che con grazie ad un 3 su 3 da 3 punti garantisce 7 lunghezze di margine appunto tra l'Attila e Cagliari. 19 a 12 si chiude così il primo quarto di gioco. Sta per iniziare il secondo quarto qui alla Palamedi di Porto Recanati. Attila che conduce di 7 lunghezze dopo i primi 10 minuti, 19 a 12, grazie appunto a queste triple messe a segno da questo giocatore che è in possesso di palla in questo momento, vale a dire Luca Montanari, che ha un 3 su 5 dalla linea dei 6,75, ma un 3 su 3 proprio nelle ultime azioni, che ha dato appunto il vantaggio all'Attila Basket. Attila che ha mandato sul parquet anche Giorgio Trentini, vi dicevo di questo giocatore, l'ultimo arrivato, ha esordito nella partita appunto di ritorno contro Civitanova. Giorgio Trentini, che anche lui fa dell'atletismo una delle sue armi, ma anche giocatore dotato di grande mano soprattutto da fuori. Giorgio Trentini, giocatore molto serio, molto, possiamo dire, sul pezzo, ma su questo ovviamente non abbiamo nessun dubbio. Intanto ruba palla Montanari insieme a Redolf, ci sembrano entrati comunque con un atteggiamento veramente molto positivo i giocatori appunto allenati da Nicola Scalabroni. Montanari, Montanari questa sera veramente ce ne farà vedere delle belle, sempre lui, sempre Luca Montanari a mettere a ferro e fuoco la difesa cagliaritana. Kucan, pericolo pubblico, ripeto, numero uno per l'Esperia Cagliari, che va a sbagliare però ancora da sotto. Montanari, sempre lui, vediamo, va a attaccare l'uomo, poi ancora il passaggio per Annibaldi, Trentini, il gioco per Redolf, ancora il palleggio di Redolf, Trentini, 14 secondi per andare al tiro. Vediamo su Montanari, c'è anche il nuovo entrato Giuseppe Floridia, e ancora Montanari da 3 punti, abbiamo terminato gli aggettivi.
per Luca Montanari in questo time out. Andremo sicuramente a consultare il vocabolario per trovare qualche aggettivo in più per questo grandissimo giocatore. Time out 25 Attila, 12 Cagliari. Possiamo dire Montanari contro tutti questa sera, autore già di 15 punti con una percentuale fantastica da 3, 5 su 7. E l'Esperia Cagliari che fino a quel momento, finché appunto non si era acceso Luca Montanari, comunque era sempre lì, la formazione allenata da Federico Manca. E comunque la partita è ancora lunghissima, per carità, c'è ancora tutto il secondo quarto da giocare e poi ovviamente tutto il secondo tempo. Intanto è proprio Kucan che deve cercare di accendersi, invece ha perso palla Kucan. Annibaldi, il taglio di Redolf da sotto e ancora a realizzare un bel canestro l'Attila Junior Basket. Coach Federico Manca davanti alla propria panchina pensieroso. Kucan, intanto pallone per il numero 14 Riccardo Picciau, giocatore cagliaritano. Ancora Picciau, vediamo, va ad attaccare il pitturato e va a prendersi il fallo di Mario Mancini. Vediamo il quintetto, ora ha cambiato il coach e manca il proprio quintetto in campo. In questo momento c'è Luigi Cabriolo insieme al numero 7 Marco Mercenaro, poi in lunetta Riccardo Picciau, poi appunto c'è il numero 9 Giuseppe Floridia che fa le veci questa oggi del capitano Villani, e il numero 8 Kucan. Quindi ha praticamente cambiato 4 quinti del proprio quintetto coach Manca, nel tentativo appunto di dare una scossa ai suoi giocatori. Intanto Picciau è andato a realizzare 27 a 14. Annibaldi, sempre aggressiva la marcatura di Cagliari, vediamo Cabriolo su Annibaldi, ora scala su Montanari, eccolo qua Montanari, sempre a zona la difesa del cagliaritana. Ci prova ora da tre Annibaldi, ma è, vedete, più lesto di tutti i trentini, cioè abilissimo a recuperare questo rimbalzo offensivo. Montanari, ancora Montanari, va ad attaccare il ferro, questa volta sbaglia la conclusione da sotto, ma ci mette una mano Annibaldi che recupera Redolfo. Montanari sempre per Mancini, sotto canestro, fuori per Annibaldi, circola benissimo il pallone l'Attila. Montanari e poi tentava il passaggio su Mario Mancini, capisce tutto Cagliari che va a realizzare in contropiede con un bel canestro finalmente di Ivan Kucan, giocatore croato che, ripeto, ha viaggiato con una media di 18 punti a partita nel corso della regular season. 27 Attila, 16 Cagliari. Montanari, intanto pallone per Mario Mancini, vediamo il duello contro Cabriolo. Mancini raddoppiato, poi lui va a sbagliare una conclusione da sotto. Mario Mancini sfortunato in questo frangente. Ancora Cabriolo di gran carriera, pallone per il numero 9 Floridi, ancora fuori per Cabriolo che da 3 punti va a realizzare una bella tripla dall'angolo. Attenzione perché Cagliari si è rimesso in careggiata. 27 Attila, 18 Cagliari, che quindi riduce il vantaggio al di sotto della doppia cifra. Montanari, intanto pallone per Giorgio Trentini, ma c'è ferma tutto l'arbitro Ricci per il fallo del numero 5 Luigi Cabriolo. Intanto entra anche Balilli al posto di Montanari, applauditissimo ovviamente, non potrebbe essere altrimenti qui dal pubblico locale. Quindi coach Nicola Scalabroni dà fiato a Luca Montanari, ma è entrato
Balilli, che sicuramente non farà rimpiangere Montanari, perché Balilli, quando è stato chiamato in causa, soprattutto dopo l'infortunio pesantissimo di Michi Caverni, prima che arrivasse appunto Luca Montanari, ha dato dimostrazione di reggere molto bene il campo, soprattutto questa categoria. Eccolo qua Balilli, vedete, bellissimo assist per Annibaldi, che in sottomano è andato a realizzare un ottimo canestro. Vi dicevo appunto di Balilli, detto fatto, subito Balilli mi ha confermato appunto questa nostra analisi, sbistando questo bell'assist. Intanto Cabriolu attacca ancora il ferro e va a realizzare da sotto. Cabriolu, se vogliamo essere un po' pignoli, possiamo dire che quest'oggi l'Attila lascia qualche varco di troppo ai giocatori avversari. Ovviamente il coach Nicola Scalabroni insieme al suo staff tecnico cercheranno di mettere una pezza nell'intervallo a questa mancanza appunto difensiva. Lo stesso Cabriolo, vedete, fuori per Kucher, che fa saltare Balilli, ora va a, scusate, era non Kucher ma il numero 9 Floridia. Poi ancora il pallone però rimane nelle mani dell'Attila Basket. Ora c'è un cambio, rientra Alessandro Potti al posto di Kucher, e anche un cambio per è rientrato anche Picciau, entra anche Gulini, quindi gli allenatori stanno facendo fondo alla propria panchina, anche se ripeto di panchina non si tratta per entrambe le formazioni, perché sono tutti giocatori in grado di reggere benissimo il parquet. Questo discorso vale sia per l'Attila che per Cagliari. Gulini lasciato colpevolmente libero, questa volta è andata bene a Cagliari perché Gulini ha sbagliato da tre punti. Sanna intanto di gran carriera va a prendersi il fallo proprio di Mattia Balilli. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco del secondo quarto, 4 prime 42, 29 Attila, 20 Cagliari, che ora alla rimessa laterale con il numero 10 Alessandro Potti. Il pallone per Floridia finta al tiro, poi va a sbagliare doppiamente da sotto. Balilli, pallone per Trentini, il taglio di Gamazzo, poi ancora fuori Annibaldi per Gulini, che fa saltare Floridia. Gulini è andato a trovare un bellissimo canestro dall'angolo, Gianmarco Gulini, giocatore nativo di Urbino. Floridia, intanto pallone per Picciau, arriva il blocco di Tiam, ancora Riccardo Picciau, giocatore cagliaritano, il blocco, dicevo appunto, dei giocatori cagliaritani per la corte di coach Federico Manca. Andato a sbagliare intanto Tiam, si gioca senza pause, ha di gran ritmo. Balilli, pallone fuori per Annibaldi, sotto per Gamazzo, che molto intelligentemente è andato a far battere il pallone su una gamba di Tiam, e quindi si è guadagnata appunto questa rimessa in attacco con 3 primi e 51 secondi da giocare. Gulini, il pallone per Balilli, ancora Gamazzo, vuole gioco con Balilli, gli stessi giocatori che si scambiano il pallone, poi Gamazzo che va ad un giro sul piede perno, veramente da manuale, ha beffato la marcatura di Tiam, che non è certo l'ultimo arrivato, ma Tiam sta soffrendo appunto queste giocate di uno sgusciante Pepo Gamazzo, che ha fatto appunto anche di questa sua caratteristica una delle proprie armi durante la stagione regolare. Eccolo Tiam, ora cerca di farsi perdonare in attacco prendendosi il fallo proprio del numero 7 Pepo Gamazzo. Intanto c'è un cambio per Cagliari, rientra il numero 15 Daniele Locci, vediamo al posto di chi. Al posto appunto di ci sembra, no, Potia in campo, comunque ecco, è entrato Locci per l'Esperia Cagliari, per questa rimessa ancora un po' rischiosa per l'Esperia. Pallone per Ludovico Sanna, che va ad attaccare il ferro e lo fa molto bene. Ludovico Sanna, classe 99, quindi potenziale gioco da tre punti questo per Sanna, che appunto è sgusciato tra le maglie arancio-blu.
E attenzione perché Cagliari comunque è a meno 11, 33 a 22. Ora il canestro di Sanna, meno 10, 33 a 23. Balilli. Gamazzo con un po' di difficoltà prende questo pallone, ancora Balilli, ci prova da tre punti, Balilli e la tripla centrale, Mattia Balilli, anche lui si iscrive a referto e lo fa in maniera perentoria con questo tiro dai 6,75, 36 Attila, 23. Cagliari che perde il pallone in attacco, un indemoniato Mattia Balilli che va a protestare con l'arbitro, voleva sicuramente un fallo a Mattia Balilli. Ora vediamo, c'è un cambio ancora per Cagliari, rientra Cucian al posto del numero 9 Giuseppe Floridia. Cucian che ancora deve accendersi in questa partita. Balilli intanto, vediamo, chiama lo schema, arresta il palleggio, pallone per Trentini che da quando è entrato comunque ha dato un'energia pazzesca, Giorgio Trentini. Ancora alza la parabola Balilli, ma più lesto di tutto Capitan Gamazzo, il taglio di Trentini che va a realizzare da sotto e ancora costringe ad un time out la formazione cagliaritana. 38 Attila, 23 Cagliari. Ultimi 2 minuti e 20 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo, l'Attila che conduce di 15 lunghezze su Cagliari, 38 a 23, sono state appunto 15 appunto il massimo vantaggio dell'Attila anche nel corso appunto del primo quarto. Potì, pallone per Cucian, ecco Sanna marcato da Balilli, non lo fa andare via, vedete ancora Sanna costretto ad arrestare il proprio palleggio. Tiam, pallone per Cucian, vediamo Cucian dai 6 metri va a sbagliare ancora un tiro e il fallo però di un incredulo Pepo Gamazzo. Vediamo per il capitano che è il primo fallo, come ci dice il nostro speaker di quest'oggi Marco Cocchi, che salutiamo, così come salutiamo il responsabile del Palamedi di Porto Recanati, Johnny B, Giovanni Bruno. Intanto ha sbagliato il primo tiro Cucian, non è serata per lui, perlomeno fino a questo momento, ma noi temiamo sempre molto questo giocatore perché, ripeto, si può accendere in qualsiasi istante. 1 su 2 il percorso per lui dalla lunetta. Annibaldi, anche lui questa sera molto concentrato, molto preciso. Annibaldi, pallone per Balilli, Balilli va ad attaccare l'uomo, poi ancora il pallone per Gamazzo, il taglio in backdoor di Annibaldi che va a realizzare un gran canestro, Edoardo Annibaldi, classe 2003. Ancora Potì in avvicinamento, Potì spalla a canestro, poi va un tiro in allontanamento, va a sbagliare, ha lavorato molto bene la difesa dell'Attila con Gulini, ancora pallone per Trentini, il ribaltamento per Balilli, vediamo ancora Mattia Balilli, palleggio di mano sinistra, poi vuole un assist per Gamazzo che ancora una volta fa carambolare il pallone sulle caviglie questa volta di Tiam e quindi ancora una giocata di esperienza per Pepo Gamazzo, giocatore confermato, non poteva essere altrimenti,
della passata stagione, appunto quest'anno con i gradi di capitano per l'Attila Basket. Ancora uno fallo del numero 55 Ludovico Sanna. Intanto cambia per l'Attila, finalmente coach Scalabroni può attingere a pieni mani dalla propria panchina. Entra Balilli, appunto entra squadra Redolf al posto di un applauditissimo giocatore appunto dell'Attila, vale a dire Annibaldi. Mi ha fatto un attimo di confusione perché eravamo intenti nel guardare dei risultati a sorpresa. Infatti ci sono stati due anticipi proprio di questo girone che hanno visto la vittoria del Pisaurum sul Viterbo per 62-58 e soprattutto la vittoria roboante del Teramo contro Ferentino addirittura per 94-67, mentre intanto Gamaso è andato a realizzare ancora un canestro da sotto e quindi una grande vittoria questa per Teramo, che ha veramente schiantato Ferentino. E quindi questi sono due risultati che possono a ridere all'Attila Basket, proprio in virtù di una classifica che fino a questo momento si è fatta cortissima in questo girone di play-in silver. Infatti grazie a questi risultati ora ci sono Attila, Viterbo, Amatori e Carvera 8, Ferentino, Teramo e Pisaurum a 6. Chiude l'Esperia con due punti, ma ripeto, queste sono, è la prima giornata, la prima, come vi dico sempre, di 8 finali. Intanto va a realizzare Tiam dalla lunetta, 42 Attila, 25 Cagliari. 2 su 2 per Tiam dalla linea della carità, ultimi 40 secondi di gioco, vediamo Redolf, Attila che ha la partita comunque in mano, all'inerzia dalla sua parte. Trentini, pallone per Montanari che è rientrato dopo aver rifiatato giustamente, mentre ora Gamaso non si è capito con Trentini, ha perso il pallone abbastanza banalmente l'Attila, che deve ora limare alcune cose. Ma ripeto, fino a questo momento però non possiamo certo imputar nulla alla formazione allenata da Nicola Scalabroni. Intanto ancora va a prendersi un bel rimbalzo Gianmarco Gulini, che sta facendo un gran lavoro soprattutto a livello difensivo quest'oggi. Gianmarco Gulini, che giocatore che se lui rimane concentrato per 40 minuti riesce sicuramente a dare il proprio contributo. Intanto c'è il terzo fallo per Ludovico Sanna, un altro time out qui al Palamedi. Ultimi 6 secondi da giocare in questo secondo quarto, vediamo come sarà questo attacco dell'Attila. Gianmarco Gulini, pallone per Gamaso, ancora è Montanari che va alla tripla, la stava per mettere anche questa, poi va all'errore Redolf e quindi si chiude il secondo quarto con il vantaggio consistente dell'Attila Basket sull'Esperia Cagliari per 42-26. Noi rifiatiamo un attimo, poi nuovamente collegati qui fra 10 minuti per assistere, per raccontarvi
anche a tutti gli amici collegati da Cagliari con il nostro canale YouTube il secondo tempo tra queste due squadre. A tra pochissimo.
Amici sportivi, siete nuovamente collegati con il Palamedi di Porto Recanati per questo terzo quarto di questa partita, la prima giornata della fase orologio, così chiamata, questo play-in silver tra Attila Junior Basket e Cagliari. Formazione di casa allenata da Nicola Scalabroni, che conduce nettamente sull'Esperia Cagliari per 42-26, una partita che ha visto sempre al comando i giocatori appunto di casa. Cagliari che in qualche frangente è riuscita anche a recuperare il vantaggio al di sotto della doppia cifra, ma ovviamente l'Attila sta attingendo a pieni mani anche dalla propria panchina, soprattutto da una prestazione balistica non indifferente proprio grazie a questo giocatore con la casacca numero 32, vale dire Luca Montanari, che ha avuto dopo i primi 20 minuti una percentuale di 5 su 7 da 3 punti, che ha scavato praticamente il fossato, possiamo dire, tra appunto l'Attila e il Cagliari. Cagliari che tira malissimo da 3, 1 su 10, tira anche male da 2, 38% contro il 53% dell'Attila, soprattutto una valutazione che non ammette repliche, 59 contro 23. Intanto Montanari è andato a sbagliare da 3, ma Peppo Camaso si è schiantato sul muro perimetrale per recuperare questo pallone. Gulini intanto attacca al ferro, va a sbagliare da sotto, ma vedete ancora Camaso, la piovra, come dico io, è dappertutto come la Dea Calì. Peppo Camaso, Trentini, ora panora per l'inesterno, l'Attila, Montanari che va di tigna, possiamo dire, ancora a recuperare questo possesso con un secondo solo sul tabellone. Attenzione quindi l'Attila, che dovrà subito tirare. Vediamo come si dipenderà questa azione. Vedete Annibaldi proprio al suono della sirena va a sbagliare. Il quintetto di Federico Manca, formato da Locci, Tiam, Poti, Cabriolu e Kucan. Tiam va a realizzare dalla media, 42 Attila, 28 Cagliari. Cagliari che ha chiuso la regular season con 20 punti all'ottavo posto nel suo girone, nel girone F, mentre l'Attila invece si è classificata al quinto posto. Intanto ancora bellissimo questo gioco tra Gulini e Peppo Camaso, e quindi l'Attila si è portata in dote 8 punti grazie appunto agli scontri diretti, mentre sono solo 2 i punti per Cagliari grazie appunto all'unica vittoria messa a segno contro Ferentino. Cagliari che comunque è stato autore di un ottimo girone sia tra andata e ritorno. La formazione allenata appunto da Federico Manca è riuscita a mettere in riga squadre di prima fascia come appunto Fiumicino, come Palestrina, come tante altre squadre, e poi insomma c'è stata all'inizio questa rescissione consensuale con Spizzichini. È arrivato Tiam, che insieme appunto a Cuccian e a Poti sono un po' i giocatori di punta, ma il blocco comunque dei giocatori di Cagliari, vale dire Cabriolu, Mercenaro e Floridia, Picciau, Locci, lo stesso Ludovico Sanna, insomma un blocco granitico che, ripeto, l'Esperia come l'Attila reduce da 2 campionati vinti dalla C Silver, appunto C Gold e Binter regionale, alla guida coach Federico Manca, e così dall'altra parte come il nostro coach Nicola Scalabroni, che da quando appunto si è insediato sulla panchina arancio-blu ha ottenuto 2 promozioni. Intanto serie di finte di Poti, è andato però a sbagliare Alessandro Poti, il giocatore nativo di Galatina. Gulini, ancora lo scambio con Camaso, ancora Gulini, vedete come si cercano i due giocatori, e questa volta però perde la maniglia Peppo Camaso, che si accusa di questo errore molto sportivamente. Dunque applaudito qui dal pubblico locale, vi dicevo appunto il ricordo per gli amici di Cagliari che sono collegati con la nostra emittente, che ripeto vi salutiamo calorosamente. Intanto Poti è andato a realizzare da 3 punti, attenzione perché Cagliari ha nel proprio roster dei giocatori dotati di grandi mano, anche se questa sera l'hanno fatto vedere solo a sprazzi, mi riferisco appunto ad Alessandro Poti e a
Kučan. Intanto Trentini va a sbagliare da tre punti, ancora un rimbalzo conquistato da Cagliari che è partita con il piglio giusto in questo terzo quarto. Locci finta al tiro, poi ancora lo scarico per un liberissimo Cabriolu che va a sbagliare da tre, poi ancora Tiam da sotto e c'è il time out chiesto da Nicola Scalabroni. Cagliari non si arrende, giustamente il punteggio è di 44 Attila 33. Cagliari con un break di 7-0 in 3 minuti di gioco. Time out. È partita fortissimo Cagliari in questo terzo quarto, quindi dando dimostrazione come la squadra appunto cagliaritana nonché abbia solo due punti in graduatoria, comunque sta vendendo carissima la pelle questi due punti, poi ripeto per questa formula astrusa e complicata che si portano dietro appunto le squadre, gli scontri diretti nella prima fase. Intanto vediamo questa azione per Lattila, vediamo se coach Nicola Scalabroni è riuscito un po' a dare qualche direttiva giusta ai propri giocatori che fino a questo momento appunto sono stati impeccabili, tranne appunto in questi primi minuti di questo terzo quarto. Intanto va ad inventarsi un canestro letteralmente Pepo Gamaso. 46 Attila 33 Cagliari. Potì intanto, pallone per Cabriolu. Cagliari che deve fare a meno anche di Capitan Villani. Va a sbagliare Cabriolu. Gamazzo, Mondanari, Trentini che è sempre stato in campo da quando appunto è subentrato. Giorgio Trentini, grande atletismo per lui. Poi ancora Gamazzo, lo scarico per Gulini. Gulini va in percussione, va a sbagliare però la conclusione da sotto come uno slalomista, Gianmarco Gulini che ci ha abituato a questi suoi percussioni a canestro. Poi c'è questo bellissimo taglio di Tiam che costringe Giorgio Trentini a commettere fallo proprio nel tentativo di fermare il giocatore con la casacca numero 13, Iba Tiam, classe 98, e lo ripeto, arrivato all'inizio di novembre da Roseto, autore anche di 30 punti contro il nuovo basket aquilano, mentre Ivan Kučan, che è il miglior realizzatore dei suoi, ha sforato due volte quota 30 nel corso appunto della stagione regolare, 31 con Isernia, 34 con la Virtus Roma. Questo, ripeto, a testimonianza che Cagliari ha comunque nel proprio roster dei giocatori di primo ordine allenati da Federico Manca, che prima di essere un allenatore è stato anche un giocatore. Infatti lui a 4 anni con i genitori andava a vedere proprio l'Esperia a metà degli anni 80. Credo che il suo cugino Paolo Manca sia appunto, no, il cugino appunto del padre che allenava, e quindi insomma Federico è stato sempre fin da piccolino praticamente cresciuto a pane e basket. Poi appunto ha giocato lui per tanti anni, un prodotto del vivaio dell'Esperia appunto con la maglia dell'Olimpia, ha giocato l'ultimo anno in B e poi appunto la carriera appunto da allenatore che è stato anche assistente di Ricky Paolini nel 2017, quando appunto Dinamo Cagliari militava in A2. E qui vi racconto un aneddoto curioso, perché appunto proprio lo stesso Federico Manca, Ricky Paolini, il coach pesarese che noi conosciamo molto bene qui nelle Marche, lui è abituato a svegliarsi all'alba la mattina, e quindi Federico Manca scherzosamente in un'intervista appunto rilasciata ad un quotidiano sardo diceva che lui doveva fare le ore piccole, mentre è andato a realizzare Kučan, proprio per preparare tutti i video e poi darli
a coach Paolini, che all'alba praticamente si svegliava per studiare appunto le squadre avversarie. Però lì insomma è stata un'esperienza assolutamente formativa per Federico Manca, che ha conquistato appunto la salvezza nel primo anno con Paolini, con la maglia appunto di Cagliari come assistente, così come si è ripetuto l'anno successivo con Alessandro Iacozza, sempre un'altra salvezza. Poi il titolo sportivo, vado a memoria, credo che sia stato spostato a Torino, e per Cagliari poi inizia un po' una parabola discendente, ma noi auguriamo a questa società di rinverdire appunto i vecchi fasti, quindi di tornare. Non sarà certo un percorso facile, ma ovviamente Cagliari ha tutte le carte in regola per ritornare nel basket che conta. È un po' come qua la nostra Attila Porto Recanati, due società che si assomigliano molto. Io ricordo anche per gli amici di Cagliari che questa società, l'Attila, è stata fondata proprio in memoria di Attilio Pierini, il giocatore che ha scritto pagine indelebili, giocatore nativo di Porto Recanati, purtroppo tragicamente scomparso in un incidente alcuni anni fa. E papà Giuseppe, che è stato presidente storico dei Recanati, proprio con Attilio giocatore, e hanno scritto pagine indelebili appunto a Recanati, portando questa formazione dalla C ai fasti della A2. Proprio era nei sogni di Attilio Pierini poter allenare i giovani qui a Porto Recanati, e papà Giuseppe, nonostante il grande dolore, intanto Mario Mancini è andato a realizzare un bel canestro dalla media, per l'appunto il grandissimo dolore, un dolore, una ferita che non si rimarginerà mai, è riuscito a trovare la forza, insieme appunto alla famiglia di Francesca Polli, la moglie di Attilio, di fondare questa società formata appunto da tutti amici di Attilio. Lo stesso Nicola Scalabroni, tutto lo staff tecnico, Luca Sargentoni, Paolo Cuna, tutti amici fraterni appunto di Attilio Pierini, lo stesso coordinatore tecnico e club manager Marco Raffelli, che noi salutiamo, anzi ci scusiamo con lui perché nella concitazione delle nostre telecronaca ce lo siamo dimenticato quando abbiamo appunto nominato tutto lo staff tecnico, ma Marco Raffelli è una figura di primo piano, da quest'anno appunto in forza all'Attila Basket. Lui è un po' un filtro tra staff squadra e squadra società, appunto con Nicola Scalabroni collabora di mercato, ma i due si conoscono appunto da tempo immemorabile, che hanno giocato insieme, perché il nostro Marco Raffelli ha veramente ricoperto un po' tutti i ruoli e tutte le cariche, appunto da giocatore a general manager, a responsabile appunto del settore giovanile, e chi più ne ha più ne metta. Comunque nessuno ha avuto mai una parola negativa per il buon Marco Raffelli, che salutiamo attraverso questi microfoni. Ora ci scuseranno sia gli amici di Cagliari che di Porto Recanati se abbiamo un po' ci siamo un po' dilungati su questa descrizione, ma penso che ne valesse assolutamente la pena. Intanto va a realizzare Matteo Redolf, è ancora il punteggio che dice chiaramente che l'Attila Basket ha ancora nelle proprie mani il timone di questa partita, un timone ben saldo, 53-37, time out qui al Palamedi. Migliori realizzatori per l'Attila: Luca Montanari con 17 punti, Emilio Joaquin Gamazzo, detto Pepo Gamazzo, con 15 punti, ma soprattutto 12 rimbalzi, e come al solito conferma la sua doppia doppia. Gamazzo ormai ci ha abituato molto molto bene quest'anno.
Vediamo la replica di Cagliari con Capriolo. Vediamo, va ad attaccare il ferro, poi ancora lo scarico per un libero Locci che va però a sbagliare il tiro corto. Il rimbalzo è per Redolf. Montanari ancora va a prendersi il fallo del numero 14, Riccardo Picciau. Il primo fallo per Riccardo Picciau, e quindi ancora il possesso per l'Attila quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti e 28 secondi al termine di questo terzo quarto, che non aveva iniziato bene l'Attila sinceramente i primi minuti, ma poi i giocatori sono stati bravi a un po' a resettare soprattutto la testa e a rimettersi in carreggiata. Capriolo intanto di gran carriera va a realizzare un canestro, non c'è stato il rientro in difesa dell'Attila e quindi ha dato la possibilità appunto di 2 punti facili a Cagliari. Gamazzo, Redolfo, palleggio, resto tiro di Redolfo, a segno Matteo Redolfo, anche lui uno dei più positivi nel corso appunto della stagione. Buon Redolfo, anche lui viaggia in doppia cifra, più di 10 punti a partita. Picciau, Picciau contro Gamazzo, vediamo il gioco fuori per Capriolo, ancora il ribaltamento per Floridia, c'è un secondo per tirare, infatti Floridia ha dovuto affrettare la conclusione sbagliata al piccolo trotto. Ora Luca Montanari che ha tutto l'interesse per far scorrere il cronometro. Mancini, ancora Montanari, pallone per Annibaldi che vediamo attacca Locci, Annibaldi, poi ancora Locci che ci mette una mano, anche qui 2 secondi per andare al tiro, deve affrettare la conclusione Mancini, la sbaglia, il rimbalzo è del Picciau, pallone per Floridia che va però a sbagliare da sotto, ma c'è il fallo di Annibaldi. Cambio ora per Cagliari, esce Locci e rientra Alessandro Potin, cambio anche per l'Attila e rientra Mattia Balilli al posto di Luca Montanari. Si è riempito qui il Palamedi per questa prima partita delle play-in silver. Ci sono stati appunto, ripeto, 2 anticipi e hanno visto la vittoria sia del Pisaurum su Viterbo che soprattutto di Teramo su Fiorentino per 94-67, una vittoria perentoria nonostante Teramo abbia rilasciato 2 giocatori importanti come Bruno Duranti e Zanetti. Gamazzo ora, pallone fuori per Annibaldi, ci prova da 3 punti, Annibaldi va a sbagliare, di gran carriera Capriolo, vediamo Capriolo, attacca Redolf, poi ancora Capriolo, il palleggio del giocatore sardo, Poti per Picciau, Picciau, palleggio in mano destra, ancora vuole il taglio di Capriolo, poi invece c'è Poti che da terra va però a consegnare un pallone all'Attila che è di gran carriera Redolf, ultimi 10 secondi, vediamo Redolf, pallone per Balilli, 6 secondi, 55-41 il punteggio per l'Attila, Balilli, pallone per Annibaldi, alza la parabola Annibaldi e va a concludere in maniera perentoria Edoardo Annibaldi che si carica a 1000 e quindi si chiude il terzo quarto con questo bel canestro corale dell'Attila, concluso alla perfezione da Edoardo Annibaldi. Punteggio al termine dei 3 quarti 57 Attila, 41 Cagliari.
Sta per iniziare l'ultimo quarto di gioco tra Attila Junior Basket e Esperia Cagliari, punteggio di 57-41 per la formazione allenata appunto da Nicola Scalabroni contro un Cagliari che sta comunque lottando, non sta certo sfigurando la formazione allenata da Federico Manca, che è arrivata a Porto Recanati in mattinata, poi ripartirà domani con un volo appunto aereo, e ovviamente Cagliari che è abituata a farsi sempre queste trasferte lunghe, e questa sera si è presentata con 9 giocatori perché appunto c'è stata non c'è Fabio Villani, il capitano storico delle Esperie, poi per fare a meno anche di qualche giovane, come ci diceva appunto Federico Manca, impegnati nei loro rispettivi campionati giovanili. E a proposito di campionati giovanili, noi appunto salutiamo anche il responsabile del settore giovanile dell'Attila, Nunzio Giri. Quest'anno ha ancora grandi soddisfazioni per l'Attila con la formazione Under 19 allenata da Luca Camarri, mentre l'Under 15 di eccellenza e l'Under 13 Silver allenata da Andres Bartoli e dal nostro Cristian Cingolani, che quindi dà anche manforte come lo scorso anno ad Andres Bartoli. Formazione che si stanno comportando molto molto bene nei rispettivi campionati, così appunto come il mini basket qui a Porto Recanati sta in mano a Sara Gurini, che è la responsabile, sta veramente dando grandi soddisfazioni, così come sta dando grandi soddisfazioni soprattutto questo giocatore con la casacca numero 7, Pepo Gamazzo. Intanto la replica, un bel canestro di Ludovico Sanna, classe 99. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere anche un giocatore cagliaritano tanti anni fa che militava appunto ad Osimo, vale a dire Edoardo Peretti, chissà se ci starà ascoltando, ma ve lo nomino perché appunto oltre ad avere fatto una quell'anno fece innamorare un'intera città Edoardo Peretti, il playmaker cagliaritano che fu autore appunto della grande Robur Osimo allenata da un indimenticato Alessio Baldinelli, promozioni su promozioni, e ve lo nomino perché fu l'unico cagliaritano a battere in finale Sassari quell'anno, allenata appunto da Massimo Bernardi, e nelle file appunto della Porte Garofoli Osimo c'era appunto Edoardo Peretti, che quindi insieme appunto ad un stratosferico Oscar Chiaramello riuscì a dare la promozione a Osimo, si è promossa in A2. E intanto Gamazzo è andato a realizzare da sotto un altro bel canestro, attenzione perché sta lievitando il punteggio in favore dell'Attila, 61-43. Kucan ci prova da lontanissimo, questa volta mette la tripla Kucan. Questa sera Cagliari ha pagato soprattutto le percentuali deficitarie di Kucan, che per fortuna dell'Attila non è entrato quasi mai in partita. Ovviamente il merito è anche appunto della difesa dell'Attila, anche grazie appunto al lavoro in settimana degli assistenti di Nicola Scalabroni, vale dire Luca Sargentoni, Paolo Cuna, c'è anche Marco Cappelletti che l'estate scorsa appunto ha preso il patentino da allenatore, quindi c'è uno staff che lavora a pieno regime. E intanto ancora l'Attila a segno, a mettere a ferro e fuoco la difesa appunto dell'Esperia Cagliari. Kucan, pallone per Poti, ci prova Poti da tre, anche lui va all'errore, anche Poti, prestazione opaca per lui. E poi anche Alessandro Poti, che è cresciuto con due grandi vivai, mentre intanto è andato a realizzare Kucan, vale a dire Virtus Siena, pallacanestro reggiana. Un giocatore che ha militato tanti anni nei campionati di Serie B come Salerno, Pozzuoli, Pavia e anche ad Ancona un anno con la maglia del Campetto, ma non è bastato appunto questa sera. Intanto c'è un time out qui al Palamedi.
Vi dicevo appunto dei giovani, in panchina per l'Atila c'è anche Filippo Marcone, classe 2007, Karol Losiski, classe 2006, giocatori che fanno parte appunto della formazione dell'Under 19 allenata da Luca Camarri, ma hanno dato sempre il loro contributo insieme anche a Francesco Napoli, che classe 2005, a Pierpaolo Moretti, classe 2006, nel roster anche Alain Battestin, anche lui classe 2006, insomma giocatori che hanno sempre tenuto alto il ritmo degli allenamenti, soprattutto nel periodo sfortunatissimo, quello appunto degli gravissimi infortuni prima di Micky Caverni e poi appunto di Nick Rinaldi. Montanari intanto, pallone per Redolf, se sono i baldi, Redolf va al tiro da tre, segna Redolf, che quest'anno lui viaggia da tre punti con una media superiore al 40%, una delle stagioni migliori per Matteo Redolf, giocatore nativo di Ancona, ma per Redolf tanti campionati in Serie B, è stato anche capitano più volte delle formazioni appunto di Ancona, di Osimo. Redolf è una delle pedine che hanno iniziato appunto insieme a Mario Mancini e a Cristian Cingolani, sono i tre moschettieri che hanno iniziato questa avventura proprio all'inizio della fondazione appunto di questa società, come vi dicevo prima, dell'Attila Junior Basket, in memoria del nostro Attilio Pierini, con manifesti che sono appunto con la maglia numero 8 che campeggia qui alla Palamedi, suo numero mitico, numero 8. Montanari intanto, pallone per Mancini, e Mancini va a prendersi un fallo in attacco. Le riprese come al solito sono curate dal nostro Alessandro Vallese, che ormai conosciamo molto bene per le sue interviste post gara e soprattutto per gli highlights che ci fornisce sempre puntuale alla termine appunto delle partite. E abbiamo iniziato lo scorso anno questa avventura proprio con dei bellissimi ricordi, con questa promozione dell'Attila, campionato dalla C-Gold alla B-Interregionale, in quella bolgia diciamo della pala campanara di Pesaro, proprio contro il Bramante. Bramante che disputa la play-in gold insieme appunto alla Virtus Roma, Fiumicino, Senigallia, Matelica, c'è Palestrina, Loreto Pesaro e Val di Ceppo, queste appunto le formazioni che militano nei play-in gold, in questo incrocio con l'altro girone. Iniziata quest'oggi anche la giornata per i play-in gold, poi ci sono i play-out dove sono impegnate due formazioni marchigiane, vale a dire Ancona e Civitanova. Punteggio 69 Attila, 50 Cagliari, che è in attacco in questo momento con il numero 9 Floridia, va a sbagliare Balilli. Ora l'Attila che gioca con il doppio play, vale a dire Montanari e Balilli, insieme appunto a Redolf, a Gamazzo e a Mario Mancini, completano il quintetto. Vediamo ora proprio Luca Montanari, che non ha nessun interesse ad accelerare questa azione, poi vuole il pallone alto basso per Peppo Gamazzo, però commette infrazione, ci sembra di 3 secondi Peppo Gamazzo, e quindi ancora un cambio per Cagliari, rientra Tiam al posto di Riccardo Picciau. Punteggio sempre saldamente, ormai ci sembra nelle mani appunto dell'Attila Basket, che si porta in dote appunto 8 punti, che speriamo dopo questa partita diventeranno 10. Poi ci sarà la partita di domani tra Amatori Pescara e Carver Roma, entrambe le formazioni appunto a quota 8 insieme all'Attila.
Montanari, giro sul piede perno, poi ancora lo scarico per Edolf e va a realizzare questa volta davanti alla panchina di Cagliari. E Matteo Redolf ancora con una mano caldissima da tre punti. Time out chiesto da Cagliari. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, esattamente mancano 4 primi e 38 secondi al termine di questa partita che conduce, ve lo ripeto ancora una volta, l'Attila per 72-50, il punteggio che lievita in favore della formazione allenata da Nicola Scalabroni, che avrà la prossima settimana la trasferta sempre di sabato sera sul campo della Carver Roma, mentre l'Esperia Cagliari affronterà in casa l'Amatori Pescara, formazione allenata da coach Alessio Fioravanti. E c'è il debutto quest'oggi sul parquet anche di Cristian Cingolani, vi dicevo appunto, con la casacca numero 11, il nostro Cristian Cingolani, che fa parte appunto del magnifico trio, possiamo dire, che ha iniziato questa avventura con l'Attila Basket 3 anni fa. Cristian Cingolani, alia di 2 metri, 1,92 m, lui veramente si contraddistingue sempre per costanza, impegno, sacrificio, è un combattente, collabora appunto, ve lo ripeto, anche con il settore giovanile dell'Attila, con l'Under 13, l'Under 15 di eccellenza, e quest'anno, qui ci tengo a dirlo, è anche preparatore atletico dell'associazione sportiva appunto Santo Stefano di Porto Potenza, il basket in carrozzina, una società che ha vinto addirittura uno scudetto nel 2019, una Coppa Italia nel 2021, è stata campione d'Europa a luglio nel 2023, è proprio qui a pochi chilometri da Porto Recanati, una realtà ovviamente che va sostenuta, e quest'anno appunto il nostro Cristian Cingolani funge anche da preparatore atletico, quindi un merito in più per il nostro Cristian. E intanto indovinate chi ha segnato? Capitan Gamazo, 74-53. Ormai si gioca un po' così, per, possiamo dire, siamo entrati un po' nel garbage time. Tiam è andato a commettere infrazione di passi. Cagliari che ha chiuso il girone di andata. Abbiamo i tabellini qua con 6 vittorie e 5 sconfitte, mentre sono state 7 le sconfitte nel giorno di ritorno con 4 vittorie, ma Cagliari, ripeto, si è tolta comunque diverse soddisfazioni, perché è riuscita a battere Fiumicino nella penultima di campionato, addirittura ha perso dopo un supplementare contro Isernia, ma insomma sono state le vittorie di Palestrina, con quindi con una formazione di primo piano, soprattutto ha chiuso in maniera egregia il girone di andata con 4 vittorie consecutive, ha inaugurato anche il girone di ritorno con una bella vittoria in casa contro Palestrina per 81-76, una formazione appunto, ripeto, di Federico Manca, sempre venduto cara la propria pelle. Intanto ancora un cambio per l'Esperia, esce il numero 9 Floridia, è entrato Marco Mercenaro con il numero 7, appunto classe 2005. Cabriolo, pallone per Locci, ancora Cabriolo,
su di lui c'è Balilli, poi c'è l'errore del Kucan, questa sera è un po' l'ombra di se stesso. Non è certo questo giocatore che ha imperversato nel corso appunto della stagione regolare, Ivan Kucan, giocatore nativo di Fiume, alla sua prima esperienza qui in Italia quest'anno a Cagliari. Intanto c'è un'infrazione di campo di Montanari, che stava anche cadendo a terra, quindi questo fischio potevano anche risparmiarselo i direttori di gara. Montanari che è stato autore di un fiammante primo quarto, è dato subito il là alla ci sembra, però attenzione, un infortunio alla caviglia per Montanari, che vedete accompagnato, si è sorretto da Cingolani e da Peppo Gamaso. Speriamo che non sia nulla di grave per Montanari, perché ripeto, Luca è stato il migliore dei suoi, sono tra i migliori in questa partita, ma ovviamente l'Attila non può fare a meno della sua esperienza. Già quest'anno ha dato molto la sfortuna l'Attila, e veramente penso che sia proprio in debito la formazione del presidente Giuseppe Pierini, che sta seguendo sempre con trepidazione i propri giocatori in piedi, passeggiando appunto molto nervosamente. Lui le vive nella maniera tutta sua, il grande presidente, che ovviamente salutiamo attraverso questi microfoni. 2:40, intanto si ricorre appunto alle cure Luca Montanari con il nostro fisioterapista Marino Pelusi, mentre va a realizzare Marcenaro, Marco Marcenaro, il 56esimo punto per Cagliari. Balilli, pallone per Cingolani, Redolf, diamo il consegnato proprio con lo stesso Cingolani, Balilli. Bello questo passaggio per Annibaldi, che è andata a inchiodare, non è riuscito ad inchiodare questa schiacciata. Poi c'è Gurini che ha seguito questa azione in fase offensiva e poi ha tramutato a canestro. Gianmarco Gulini, Kucan, Cabriolu, 6 secondi per andare al tiro. Cabriolu va al giro sul piede perno, poi sbaglia il tiro, poi c'è, non va questa conclusione ancora del numero 7 Marcenaro. Ultimi 100 secondi di questa gara. Balilli, intanto il consegnato per Cristian Cingolani, ancora Mattia Balilli, sfrutta il blocco di Cingolani, pallone per Gulini, ecco Cingolani, spalle canestro in avvicinamento, marcato da Cabriolu, e ancora il possesso rimane per l'Attila con 5 secondi però sul cronometro dei 24, quindi dovrà entro 5 secondi andare al tiro l'Attila Basket. Cagliari che ha anche esaurito il bonus a sua disposizione. Cingolani infatti subito però stoppato dalla difesa del Cagliari. Tiam che commette infrazione di doppio, infatti di doppio palleggio, perché Kucan era scivolato intanto nella metà campo dell'Attila Basket. C'è ancora un cambio, vedete, vi dicevo, dei giovani dell'Attila Basket, uno di questi sta per entrare in questo momento ed è il numero 6 Karol Losiski, classe 2006, che aveva anche si era anche guadagnato qualche minuto contro l'ultima partita della stagione regolare contro il Bramante Pesaro. Vediamo Losiski che si fa vedere e riceve in questo momento da Balilli, eccolo qua Karol Losiski. Vediamo il palleggio del giocatore dell'Attila, giovanissimo. Gulini intanto, serie di finte su Tiam, ancora Gulini, pallone per Annibaldi che va al tiro da tre, sbaglia. Beh, c'è Tiam che ha gioco facile sotto canestro. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Tiam, Locci sotto per
Mercenaro, il ribaltamento per Kucan, marcato molto bene da Annibaldi che gli ha messo una mano in faccia proprio per sporcargli questo tiro, ed è riuscito nell'intento Annibaldi. Altro giovanissimo sul parquet, Filippo Marcone, questo veramente è il più giovane di tutti perché è classe 2007, Filippo Marcone. Quindi Filippo Marcone e Karol Losiski sul parquet in questo ultimo minuto di gioco. Locci, c'è subito il fallo però di Filippo Marcone, che quindi fa subito sentire la propria presenza sul parquet. Ovviamente per loro minuti importantissimi, minuti di esperienza, devono essere un po' come le spugne questi due giocatori, cioè cercare di assorbire il più possibile questa esperienza contro giocatori ovviamente di classe superiore e soprattutto di esperienza superiore. Intanto è andato a realizzare, mi sembra, Kucan, 77-59, ormai mancano 35 secondi al termine di questa gara, che l'Attila quindi ha fatto su. Agulini perde la maniglia, recupera Cagliari con Capriolu, pallone per Kucan che ci riprova da tre punti e la mette, si è svegliato tardi Ivan Kucan, buon per l'Attila. 77-62, ultimi 18 secondi, c'è un fallo su di Capriolu su Gianmarco Gulini, e il secondo fallo per Capriolu. Quindi come vi dicevo, l'Hesperia Cagliari che ha esaurito il proprio bonus a disposizione, quindi dà la possibilità a Gianmarco Gulini di usufruire dei due tiri liberi. Segna il primo Gianmarco Gulini, vediamo il secondo tiro per Gianmarco a segno, quindi percorso netto dalla lunetta per Gianmarco Gulini. Ora vediamo l'ultima azione per Cagliari, chiama lo schema Capriolu, vediamo il palleggio per Locci, ancora Capriolu, vuole andare all'ultimo tiro Cagliari, lo fa con Kucan che da sotto però va a sbagliare, e quindi si chiude questa partita dell'Attila Basket che vede appunto la vittoria della formazione allenata da Nicola Scalabroni su Cagliari per 79-62. Mentre ci sono delle discussioni tra la coppia arbitrale e il tavolo appunto degli ufficiali di gara, vediamo un po'. Qui dalla nostra postazione non riusciamo a capire, c'è l'arbitro Di Santo che invita comunque i giocatori a rimanere sul campo perché probabilmente è stato fischiato un fallo proprio a tempo scaduto. Infatti in lunetta c'è Ivan Kucan, infatti la coppia arbitrale ha ravvisato questo fallo appunto commesso alla difesa dell'Attila con mai stavano, era suonata la sirena dei 24 secondi, sbaglia il tiro Kucan che quindi dimostra che questa ovviamente non è proprio serata per lui. Vediamo il secondo tiro che solo per le statistiche per Kucan, sbaglia anche il secondo e quindi ribadiamo il punteggio finale, l'Attila Junior Basket batte l'Hesperia Cagliari per 79-62. Ovviamente auguriamo le migliori fortune alla formazione di Cagliari, sicuramente siamo convinti che venderà cara la propria pelle anche nelle prossime gare, mentre facciamo i complimenti all'Attila Basket che ha iniziato nel migliore dei modi questi play-in silver e da questa sera, perlomeno per 24 ore, è al comando della classifica con 10 punti, prima appunto della partita di domani tra l'Amatori Pescara e la Carver Roma. Quindi è veramente tutto qui dal Palamedi di Porto Recanati, dove appunto i giocatori dell'Attila stanno festeggiando a centrocampo, come ci confermano anche queste riprese. Ribadisco il risultato: Attila Basket batte Cagliari 79-62. Un cordiale saluto da Francesco Vallesi e viva il basket sempre!